Giuseppe Rippa, il già segretario radicale, deputato radicale. La differenza tra questa marcia e il passato, quella del 2005, se non sbaglio, l'ultima? Beh, guarda, adesso credo che sia emerso in modo più chiaro che il concetto e la battaglia sull'amnistia non è la vocazione a una categoria, l'amnistia, che comunque non è particolarmente meravigliosa. Se ricorre all'amnistia vuol dire che hai fallito tutto l'iter che riguardava il concetto di carcere, di redenzione del reo, come vuole la norma, e quindi di recupero del reo alla vita civile e sociale. Esistono sempre più consolidati dei punti di conservazione corporativi che non vogliono un'azione di riforma. L'amnistia oggi raccoglie una sintesi importante, che è quello che senza il grimaldello dell'amnistia difficilmente si innestano processi riformatori. Lo testimonia la lettera del Capo dello Stato, lo testimonia la presa di posizione del Ministro di Grazia e Giustizia, e quello che colpisce è l'assoluta indifferenza delle istituzioni. Questo Capo dello Stato, dopo 7 anni, manda per la prima volta una lettera al Parlamento che viene completamente ignorata. Restano naturalmente tutti gli snodi che la situazione presenta, anche in termini di informazione, di conoscenza, di preoccupazione, di giocare sull'emergenza. Secondo me oggi si può dire che l'amnistia è ancora lontana, ma è sicuramente molto più avanti come concetto riformatore di quanto lo sia stata nel 2005. Nel messaggio alle Camere Napolitano un pochino indicava questo timore che, come era successo in passato, anche altri messaggi alle Camere, chiaramente non suoi, fossero stati poi dimenticati, sarebbero voluti essere dimenticati. È un pochino quello che sta accadendo. Però nel frattempo è cambiato il segretario del partito, diciamo, più grande in Parlamento. Cosa pensi che potrebbe, diciamo, scaturire da questo? Vabbè, anzitutto dico che adesso dobbiamo essere cauti nel giudizio nel segretario del partito, ma se dovessimo giudicare dalle prime prese di posizione c'è di che spaventarsi. La responsabile giustizia del Partito Democratico voluta da Renzi è una che ha detto no all'amnistia, che si è piegata alle indicazioni del sindacato dei magistrati, che è l'Associazione Nazionale Magistrati, e in qualche modo ha messo da parte il concetto di amnistia, profilando una ipotesi di intervento che non trova sbocchi in sede istituzionale. Quindi non so che politica sia quella che lei ci definisce, che lo stesso ci definisce lo stesso Renzi. È evidente che se c'è un blocco a un'azione riformatrice, questo è legato sostanzialmente a che cosa? A istanze corporative che non vogliono modificare la situazione. Se uno non vuole pigliare coscienza di questo, vuol dire che è al servizio delle politiche non riformatrici. Mi auguro che Renzi possa almeno contenere in sé qualche ipotesi riformatrice, anche se allo stadio attuale non intravedo gli sbocchi possibili. Staremo a vedere, grazie Giuseppe Rippa. Alessandra Terragni, compagna ormai che abbiamo già conosciuto, il pubblico di Libri TV la conosce, abbiamo intervistata, è attiva molto su Facebook con un'operazione di raccordo con i detenuti, le famiglie dei detenuti, e viene da Genova, quindi una spedizione da Genova, insomma, anche abbastanza faticosa. Come ti sembra sia andata questa marcia, Alessandra? Allora, io sono venuta qua in quanto militante radicale e soprattutto parente di un detenuto. Oggi siamo in tanti parenti di detenuti perché vogliamo rappresentare i nostri detenuti che all'interno delle carceri veramente stanno, non sopportano più il sistema carcerario. E quindi siamo qua perché noi pretendiamo amnistia, indulto e abolizione dell'ergastolo, e crediamo che stavolta riusciremo in questo intento. Noi lottiamo fino alla fine e non ci fermiamo. Alessandra, a Genova com'è la situazione dei carcerati? Non so, adesso mi ricordo il carcere, come si chiama? Marassi di Genova, è vero. Allora, il carcere di Marassi detiene il doppio della capienza regolamentare. Ci sono 805 detenuti in un carcere che detiene 400 detenuti. L'emergenza sanitaria è gravissima, c'è un episodio di scabbia, c'è la tubercolosi nel carcere di Marassi. E veramente tanta tensione, tanta anche agenti della polizia penitenziaria affetti anche loro da malattie infettive, e che anche loro hanno manifestato per amnistia e indulto, perché il loro lavoro non possono più svolgerlo in questi termini. È impossibile per tutti, siamo tutti vittime, anche loro, il direttore, tutti vittime di questo sistema di giustizia. Grazie Alessandra Terragni.